Ehi ragazzi, benvenuti in questo video di Pokémon Go. Oggi siamo a Monteclaro ed è strapieno di gente. Io non so se si vedono qua. Ci sono dei cespugli che un po' li nascondono, ma ci sono circa una ventina di persone perché hanno attivato questi Pokéstop. Ed è pienissimo di gente. Ci sono un sacco di ragazzi che catturano Pokémon come noi. Ha vibrato qualcosa, un bellissimo matchup. Infatti fra poco andiamo di nuovo anche noi lì a prenderci qualche Pokémon. Sì, abbiamo già fatto una ventina di minuti prendendo Pokémon lì, ve lo dico. Esatto, mi ci sono messa anch'io a prenderli. Ne ho approfittato dato che sono ancora di livello basso e ne ho catturati tantissimi. Volevo dire una cosa, ci siamo resi conto che qua in questo parco ci sono dei Bulbasaur e dei Charmander, quindi andremo alla loro ricerca. Esattamente, speriamo di trovare qualcosa. Secondo me almeno un Bulbasaur lo troviamo, visto che c'è anche Jigglypuff. Finalmente abbiamo trovato una zona in cui troviamo Pokémon un po' particolari, diversi dal solito, perché stavamo avendo problemi per questo. Sì, stavamo iniziando a trovare sempre le stesse cose. In ogni caso abbiamo già un bel po' di roba da evolvere che non abbiamo, quindi il Pokédex fra un po' lo portiamo parecchio pieno più avanti. E poi c'è pure una palestra che da qua non riusciamo a farvi vedere perché ci sono troppi alberi. Ci siamo messi in un angolino, ragazzi, perché è davvero pieno di persone. Iniziare a registrare lì in mezzo un po' ci imbarazzava, insomma. Mentre parli io sto continuando a sprecare Mega Ball, che non è neanche idea. E l'unica che azzecca ovviamente deve dare un colpo macio. Poi guarda, io adesso ti spacco la faccia. Questo l'avevo preso. Non so se si vedono tutte le persone dietro di noi. Cerco di fare qualche inquadratura alla quadra. Erano anche molti di più. Ma sono davvero tanti. E guardate anche le occhette che mangiano. Insieme ai piccioni, attenta che è pieno di cacca, non vorrei dire. Io la palestra la lascerei a chi ce l'ha. Facciamo così. Proviamo a passare da questa parte e magari troviamo qualche altra zona. Bulbasaur in zona. E comunque bisogna dirvi una cosa, perché in effetti non l'abbiamo ancora detto. Ieri abbiamo trovato da un uovo da 2 chilometri Squirtle, che non riuscivamo a trovare in nessun modo, e l'abbiamo trovata alla fine nell'uovo, in questo modo qua. Nell'uovo. Che ci lamentavamo, la cosa più inaspettata, che nelle uova non si trova mai nulla. Esatto. Bellissimo. E abbiamo trovato già un Bulbasaur mentre arrivavamo. Cioè stavamo arrivando qui al parco, mentre stavo guidando lì, stavo usando il mio telefono. Sì, l'ha trovato. Perché non si usa il telefono mentre si guida. Esatto, bisogna specificarlo. L'ho fatto io. L'ha trovato, e quindi adesso abbiamo tutti e tre i primi Pokémon. Manca solo Pikachu. Ormai la caccia è per Pikachu. E volevo far vedere quanto è forte il nostro bellissimo Squirtle, perché non solo l'abbiamo trovato, ma l'abbiamo trovato fortissimo. Quello Squirtle, sì, è voluto, spacca tutto. Bulbasaur fa schifo, però non un po'. Ovviamente l'ho visto e l'ho catturato. No, vabbè. Lo lasciavi là. Allora, Bulbasaur è da 12, come te l'ho potete detto vedere. Che faceva schifo. Niente di che, fa abbastanza schifo. E poi un bel po' più sotto, perché ormai è passato un bel po', guardate questo Squirtle. 460 di potenza. Cioè non solo abbiamo avuto fortuna a trovarlo nell'uovo, ma in più è fortissimo. È andata alla grande, quindi ormai manca Pikachu, che non sa proprio minimamente dove trovare. Qua ci hanno detto infatti che si trovano tantissimi Squirtle, e l'obiettivo quindi è trovare... No, ci hanno detto anche che si trovano tantissimi Bulbasaur. Io mi ricordo che... sì, scusami, mi sono confuso. Ah, volevo dire Bulbasaur. Sei confuso tu, sì. Infatti attenzione, ha vibrato ed è matto. Infatti siamo venuti in questo parco proprio per questo motivo. Aspetta, per cercare di trovare... Vieni in un'ombretina mentre catturo il matto. I Pokémon che ancora non abbiamo. Aspetta che qua ci cado. Anche se ormai ce l'abbiamo, quindi... Facciamo vedere un po' la vista, guarda che bello, si vede tutto. Ora l'ho preso. Viene, ora l'ho preso. Andiamo un pochettino all'ombra. Sì, continuiamo, vediamo... a camminare, perché vedi dell'ombra interessante? Boh, qui sotto. Ok. Purtroppo c'è ancora il bug delle tre impronte, che comunque hanno detto che fixeranno nella prossima patch. Esatto. Quindi ancora non riusciamo a capire benissimo dov'è Bulbasaur. Diciamo che dobbiamo andare un po' alla cieca e vedere se lo troviamo da qualche parte. Però lo troviamo, perché ne voglio uno più forte, che dai ragazzi, da 12 cosa ce ne facciamo? Perché cosa lo possiamo usare? Al massimo come mascotte del canale si può usare, da quanto è scarso, poverino. Bellino, lo mettiamo. Vero? Sì. Compriamo un pupazzo. Sarà... Ma abbiamo una panchina, fai vedere questa giusto, panchina. Giusto. Questa è la panchina che ti fa tornare la voglia di vivere. Quando ci ne vedi contare una all'ombra, nel deserto, senza nessuno in zona, è perfetto per noi. Ma vabbè, lì è normale, c'erano i Pokéstop attivi, ovvio che trovi persone, normalissimo. Ah, che bello. Ci sta molto meglio. Come siamo andati noi, c'è andata tantissima gente. Che poi appena se ne va un po' di gente, noi li riattiviamo. Così, capito? Loro se ne stanno andando, invece ritornano. Ma poi tornano. Ma magari non se ne accorgono, capito? Sì, che se ne accorgono. Non lo so. Come ce ne siamo accorti noi, ci siamo fiondati, faranno anche loro lo stesso. Ok, abbiamo preso Machop, due Bulbasaur addirittura. Allora, ce li segna come quarto e quinto Pokémon, perché noi non abbiamo più le orme, ma comunque questo qua dovrebbe essere l'ordine del Pokémon più vicino. Esatto, esatto. Quindi abbiamo, diciamo, almeno un po' di indizi. Secondo me dobbiamo continuare verso dove stavamo andando, anche perché poi ci sono, vedi, molte erbette, un po' di Pokéstop, quindi esatto, io direi di ma erbette pieno. Allora aspetta, aspetta, sto capendo. Esatto, sto cercando di capire la mappa anch'io, non capisco. Credo che ok, dobbiamo scendere verso qua.
Ah, okay? Ok, dobbiamo scendere? Sì, allora abbiamo scoperto anche un altro po' di cose interessanti da dirvi. Poi magari facciamo... voglio dire una cosa, la posso dire allora? Vai, dilla. A proposito della prossima patch, okay, abbiamo anche letto che aggiungeranno la possibilità di scambiarsi Pokémon. Esatto. Quindi ti ruberò tutti i Pokémon più forti. E la possibilità di sfidarsi tra allenatori della stessa squadra. Quindi questo è bellissimo, faremo le sfide. Quindi partirà una serie Fereniki vs Steph. Ci sarà di tutto, probabilmente inventeremo di tutto. Devo migliorare il mio Pokédex e migliorare tutti i Pokémon che ho, perché ti devo assolutamente battere. Com'era, ti spacco la faccia proprio. Vabbè, di base. Io mi sento a giocare dopo, non so. Belle scuse. Comunque, volevi dire un'altra cosa, però questa era importantissima. Allora, prima di tutto, probabilmente facciamo un altro video di spiegazioni, perché il primo vi è piaciuto molto. Abbiamo scoperto tantissime altre cose, quindi ne ve le diciamo in questi video, però magari poi facciamo un riassunto detto, esatto, spiegato anche meglio e tutto, così avete tutte le informazioni più utili. Abbiamo scoperto prima di tutto come funzionano queste dannaterbette che si vedono nella mappa, perché per ora non era chiaro a nessuno. Sto scivolando, la teoria, aiutami, di tutti, perché leggiamo su Reddit inglese bla bla bla, è che praticamente queste erbette sono un punto di spawn, ovvero perché un punto, sì, dove compare un Pokémon per 15 minuti ogni ora. Quindi se noi passiamo e non c'è un Pokémon è perché è già spawnato, e diciamo che al massimo dobbiamo aspettare 45 minuti in modo tale che ne spawni un altro. Quindi diciamo che l'erbetta ti dà il 100% la, esatto, possibilità di trovare un Pokémon, però una volta all'ora. Quindi per quello ogni tanto si trova, ogni tanto non si trova. Infatti questa cosa era un po' strana, un po' inspiegabile. Sì, esatto. Abbiamo non scoperto non l'arcano. Non io, esatto. Quindi anche questa cosa era davvero, io non riuscivo a capirla in nessun modo. Finalmente me l'hanno spiegato ed è molto utile. In più dicono che se in uno spawn trovi un Pokémon raro, conviene tornare in quello spawn ogni tanto, perché è più probabile che troverai altri Pokémon rari, perché ci possono essere spawn magari più o meno rari. Esatto, quindi spawn in cui trovi Pokémon fighi e spawn in cui trovi Pokémon normali, insomma. Questa ombra sarebbe stata bellissima. Ma è già stata occupata. Mi dispiace. Però abbiamo un Pokéstop. Bellissima. E anche delle erbette vicine, quindi potremmo trovare il primo Bulbasaur di oggi. Lo sai che si sta allontanando, quindi dovevamo andare esattamente dalla parte opposta. Lo immaginavo, infatti non ti ho capito. E perché non me l'hai detto? Quando hai detto che dovevamo scendere in basso. E vuoi fare il retrofront? Sì, assolutamente. Assolutamente, perché voglio trovarlo. Ok, siamo tornati indietro e ne è valsa la pena, perché guardate un po', adesso Squirtle fa vedere che io non vedo nulla al sole. È soltanto a due, mentre l'altro Bulbasaur. Uffa. Oggi il sole ti sta facendo male, io te lo dico, ti sta facendo male. Bulbasaur, non è perché Squirtle? Continuo a dire Squirtle oggi? Non è giusto. Perché sei, allora, un po' tontone, insomma. Dobbiamo andare molto più a destra, perché qua ci sono due Pokéstop, okay, che non sarebbe male prendere. C'è anche dell'ombra bellissima. Guardalo. Però le erbette sono a destra, quindi okay, devi andare qua, dritta al sole, così, sì. Al sole. Pieno sole, ci squagliamo. Guardate, c'è un'ombra. Scendiamo lì. Da qua. Al sole, perfetto. Aspetta che torno qui, che altrimenti non ti senti. Eccomi, sono arrivato in una corsetta. Perfetto. Bellissima. C'è una cosa che non abbiamo detto. Allora, prima di tutto, ieri non è uscito un video, perché? Perché non abbiamo dormito, ed è da due giorni praticamente che abbiamo un negozio sotto casa che suona l'antifurto. L'ho pure registrato ieri notte, suono, non te l'ho detto. Perché così... l'hai registrato? Perché così glielo metto durante il video e sentono che cosa abbiamo subito questi giorni. Quindi praticamente ieri non è uscito nulla perché non abbiamo dormito. Siamo lo stesso usciti, esatto, per registrare Pokémon. Ma lasciamo perdere di quello che è successo, ovvero un tipo strano che ci seguiva mentre provavamo a iniziare la registrazione. Esatto, cercavamo di iniziare la registrazione, c'era questo tipo che non aveva una bella faccia, continuava a starci vicino e a guardarsi intorno. Cioè, a me a un certo punto è venuto il dubbio che ci volesse derubare, poi vabbè, io sono paranoica, però ti giuro non mi ispirava fiducia, quindi alla fine io mi sono spaventata e abbiamo deciso di andarcene. Perché cioè, era infattibile registrare in quel modo. A che punto siamo con Bulbasaur? Allora, Bulbasaur continua a essere due, ma qua ci sono talmente tante erbette che almeno un Pokémon ce lo devo dare. Forza. Allora, fermati qua all'ombra che voglio vedere esattamente dove sono. Allora, ne abbiamo una, due, tre qua. Praticamente, perfetto, qui girando a sinistra abbiamo tre bellissime erbette. Almeno una ce ne deve dare. C'è gente che si sta allenando. Cosa stanno facendo? Yoga? Fai vedere da lontano lo yoga. Andiamo a fare yoga anche di nascosto, noi. Di nascosto. Spiali. Fai vedere. Guardate, stanno facendo la mossa del fenicottero. Io non saprei mai fare yoga, quindi non prendiamoli in giro. Ok, va bene. Allora, ci sono 2000 erbette e ovviamente non dobbiamo trovare nulla. Qua sarebbe utile restare fermi e aspettare che appunto spawnino altri Pokémon. Ma se spawna tra un'ora, rimaniamo un'ora così. No, al massimo sono 45 minuti, però sì, sono sempre tanti. Quindi mi sa che continuiamo a muoverci. E Bulbasaur però rimane ancora due, quindi proviamo ad andare un po' verso l'alto, che okay, almeno ci sono tre Pokémon.
stop e poi vediamo un pochettino. C'era gente che ne abbiamo aspettato. C'erano allora, quelli che si allenavano e non li volevamo disturbare. Esatto. Ah, oh, che bello. Che bel vento. Comunque, ragazzi, 5 giorni da 3.000 a 4.000 iscritti. È assurdo. È impossibile da spiegare. È una cosa bellissima. Vi ringraziamo tantissimo. È davvero bella come cosa. Il minimo che possiamo fare è spaccarci al sole per registrare altri video di Pokémon. Assolutamente. Quindi continueremo a farlo fino a quando non finisce in ospedale uno dei due o tutti e due. Vediamo. Tutti e due. Penso che uno di questi giorni però registreremo anche di notte. Ok. Perché c'è lo shopping sotto le stelle, mm-hmm. Penso che un po' tutti lo conoscano. Rimangono aperti i negozi fino a mezzanotte. Quindi pensavamo di uscire, dato che comunque ci sono persone, quindi non usciamo, diciamo, isolati, che esatto. Siamo paranoici anche per quello. E quindi possiamo fare anche una bella registrazione notturna, sperando che la videocamera prenda bene la luce notturna, perché... Ma penso di sì, andiamo in via abbastanza... Nita, perché sei scappato? In via abbastanza illuminata e non penso ci sia. Anche problemi. Secondo me, però, capito, magari poi non funziona bene, quindi... Precisiamo, vediamo un pochettino. Io vorrei trovare un bel bar per prendermi qualcosa di fresco, parte. Tipo una bella Coca-Cola. È dall'altra, capito? Parte. È dall'altra? Sì, ci arriviamo. È nell'altro ingresso da dove siamo entrati prima, quindi cioè dobbiamo andare al contrario. Dobbiamo rifare tutto? Sì, esatto. Ho sentito vibrare. Siamo al sole, pensavo fosse un miraggio. Ho detto è un Bulbasaur e invece è un bellissimo Zubat. Che non si sa Zubat, perché a mezzogiorno col sole che cuoce troviamo Zubat, guarda. Zubat sempre comunque. Zubat c'è sempre qui. E comunque. Guardate quanti galli ci sono, ma è normale che siano così tanti? Non lo so, però. Andiamo a parlare con loro. Io lo comprerei un gallo da tenere in casa. Così... Almeno ti sveglia, guarda, all'alba hai la sveglia assicurata. Sveglia, perché sei tu che hai problemi ad alzarti, bisogna chiarire questa cosa. Ciao, comunque gallo. Fai vedere il laghetto che finalmente sì, si vede bene. Guarda, qui si vede bene, qui è fighissimo il paesaggio. Faccio un attimino una ripresa, guarda. È bellissimo, davvero bello. Sì, sì, mi sto emozionando. No, ma è proprio il parco che è bellissimo. Guarda, sì. Faccio vedere anche dietro. Su, vedere. Cioè, praticamente tutto un posto dove fare esercizi di palestra, eccetera. Se non ci fosse tutto questo caldo, saremmo andati anche a farne. Sì, ci sono proprio gli attrezzi. Ci saremmo messi a fare qualche saltellino, qualcosa di bello. No. Io li avrei fatti, il problema è che c'è troppo caldo. Esatto. Guardate, allora, ci sono tantissime erbette tutto in questa zona, quindi noi avanziamo un po'. E poi giriamo a destra per andare ai Pokéstop. Ok. Se non troviamo un Bulbasaur oggi, guarda, non lo troviamo mai nella vita, io lo voglio dire. L'abbiamo già trovato prima. Sì, l'abbiamo ma trovato quando eravamo in macchina, che è esattamente qui fuori, quindi probabilmente lo trovi in mezzo alla strada, guarda. Capito? E mi viene il parco più grande della città. Però lo trovi in mezzo alla strada. E lo trovi in mezzo alla strada, mi sembra giustissimo. Guarda quante erbette! Comunque bisogna dire che anche a livello di erbette non ne ho mai visto un posto con così tante. Beh, sì, quindi c'è. Questo posto per catturare almeno Pokémon è una miniera d'oro. Secondo me bisognerebbe venire qua una volta tipo ogni 2-3 giorni fisso a venire a prenderne Pokémon. No, penso che faremo più di una registrazione qui perché è davvero pieno di cose, davvero. Esattamente, anche perché siamo vicini al 19, cioè vicini per modo di dire, però manca 7.000. Le persone sono aumentate lì, tu dove vorresti andare? Cioè ci saranno almeno una cosa come... Andiamo. Come 30-40 persone, io non so se si vede da questa distanza. Intanto passiamo da qua, dobbiamo andare a fare amicizia. No, sì, chiacchieriamo. Sono timida, non arriva. Ok, siamo all'ombra, ci sono i due Pokéstop attivi. Fai vedere quanta gente c'è. Guardate, da qui li vedete tutta la gente che sta catturando Pokémon. E oltretutto continuano oltre il laghetto che da qui non si vedono, ma sono tantissimi. Quindi ci tantissimi. Siamo piazzati qua per non disturbare, perché altrimenti parliamo fortissimi. No, ma poi magari a qualcuno dà fastidio se sei lì con la telecamera. Esatto, quindi ci siamo messi in un angolino, ci sono i due Pokéstop attivi, dovremmo catturare un po' di roba e abbiamo appena preso un Nidorino. Bellissimo. Da 465 o giù di lì, quindi fortissimo, guardalo. 465. E qua c'è anche la faccia cattivissima. Ci servono 100 caramelle e la terza evoluzione di lui. Non mi ricordo il nome, ragazzi, assolutamente come sempre. Come sempre, come però sempre. Però spacca. Comunque mi sono ricordato l'altra cosa che dovevo dire quando abbiamo ringraziato per i 4.000 e vi abbiamo raccontato del perché ieri non è uscito nulla. Ovvero che ci siamo tagliati i capelli. Credo che si noti, da te no. No, da me no. Nelle ragazze non si nota mai. No, li ho semplicemente sistemati. Quindi scrivete nei commenti, bei capelli, Ferenichi, fate finta di notarlo anche se non lo notate. Perché le ragazze non li tagliano mai, le ragazze li sistemano. Esatto. Lì solo lui li ha tagliati. Io invece volevo soltanto accorciare. E l'hanno scucato. Il parrucchiere non ha ben capito le mie intenzioni e mi ha rasata a zero praticamente. Non mi piacciono perché sono un po' troppo corti. Però vabbè. Poverino, ha detto che restarà sempre col cappello. Esatto, anche quando registro i video in casa avrò il cappello, ragazzi, sta fretta il perché, ok? Ok, abbiamo preso anche Tenshu. Direi che ci fermiamo così. Ho bisogno davvero di andare al bar e di prenderci 10 minutini all'ombra prima di ripartire. Direi che è andata bene, peccato per Bulbasaur, però comunque ce l'abbiamo, quindi per la collezione ce l'abbiamo. Di trovarlo più forte troveremo un modo, perché ci serve almeno da sì, 400 da... anche lui. Magari adesso anche perché io li voglio evolvere, cioè non poi li voglio dicevo, soltanto avere. Come riprendiamo il giro magari lo troviamo. Esatto, perché abbiamo in mente una nuova tattica da provare, potrebbe essere fortissima come cosa. Quindi magari riusciremo a trovarlo, anche perché io voglio l'evoluzione di Bulbasaur, sì, l'evoluzione di Charmander e l'evoluzione di Squirtle.
Tutti e tre le voglio, assolutamente. È uno degli obiettivi, oltre a Pikachu, perché continuiamo a non trovarlo, ma ce la faremo e ci vediamo domani, ragazzi. Ciao ciao!